Bentornate sul mio canale. Oggi non è proprio un tutorial, ma volevo farvi vedere praticamente il coprispalle Astrakhan come l'ho modificato. Quindi, da un progetto, secondo diciamo il risultato che volete ottenere, potete agire in questo modo. O lasciarlo come l'abbiamo fatto a coprispalle con il collo alto, che se avete bisogno potete mettere un bottoncino e avete il vostro copispalle. Poi vi metterò il link qui sotto. Oppure, come ho fatto io, prendendo altri 5 gomitoli di Astrakhan, sempre dello stesso colore, sono andata avanti un pochino e poi ho lavorato separatamente la parte avanti con la parte dietro, in questo modo, unendo per un paio di giri sotto al braccio. Vedete? È praticamente uno schemino che ho visto su Pinterest. Se lo trovo, ve lo metto comunque nella community. Quindi oggi era solo per farvi vedere come ho modificato, in modo tale che voi potrete scegliere se lasciarlo semplicemente come coprispalle fino a questa altezza, un 7 centimetri dopo la spalla, oppure portarlo avanti e fare un poncio che comunque vi permette di muovere benissimo le braccia, non avete impedimenti. Quindi spero che queste due idee vi possano piacere. Quindi, per il coprispalle soltanto 5 gomitoli, per il progetto come questo 10 gomitoli. Quindi io prima ho preso 5 gomitoli e ho fatto il coprispalle, poi ho deciso di modificarlo. Come ripeto, avendo visto questo schemino su Pinterest, ho preso altri 5 gomitoli e ne ho messi due sul davanti, due sul dietro, e con l'ultimo gomitolo ci ho fatto l'unione per creare questa sorta di scalfo. Io adesso vi do tutte le misure in modo tale che voi potete fare riferimento e scegliere il vostro progetto preferito. Quindi vi lascio al mini tutorial. Allora, eccoci qui. Per darvi le indicazioni e le misure per poter scegliere il progetto che desiderate. E ripeto, per il coprispalle già avete il tutorial che io vi metterò qui sotto. Adesso io vi do le misure della mia modifica. Praticamente questa misura di 22 centimetri era comunque l'altezza del coprispalle, semplicemente. E 23 centimetri era, diciamo, il collo alto, che poi comunque è facoltativo perché anche il collo potete decidere voi l'altezza. Mentre nella mia modifica, che cosa ho fatto? Come vi ho detto, ho praticamente diviso il davanti e il dietro, lavorando a pannelli praticamente e facendo il pannello di 24 centimetri. Quindi usando due gomitoli per questa fascia, due gomitoli per questa fascia, e nell'ultimo gomitolo ho fatto il giro per fare questa piccolissima unione. Quindi, come vedete, avete praticamente due possibilità: o crearci il poncio con, diciamo, lo scalfo, oppure lasciare il coprispalle se vi resta una cosina più comoda. Quindi ci tenevo a darvi anche questa indicazione. Come vi ho detto, in totale per fare questo progetto ci vogliono 10 gomitoli. Io ne ho presi all'inizio 5 e ci ho fatto il coprispalle. Poi, pensando un po' alla primavera che utilizziamo di più, il poncio, ho deciso di trasformarlo. Io adesso cerco di recuperare il disegnino di Pinterest e ve lo metto nella community. Quindi spero che io questa idea che vi ho girato possa esservi utile, ma comunque questo modello potete realizzarlo con qualsiasi tipo di filato, perché qualsiasi filato va bene. L'unica cosa è che il filato Astrakhan si lavora con un uncinetto di un numero grande, 7-8, mentre altri filati, magari più sottili, dovrete fare dei calcoli un pochino diversi. Però se il modello vi piace, lo potete tranquillamente realizzare con altri filati. Io comunque sotto a questo mini tutorial vi lascio anche il link diretto al filato se qualcuna di voi è interessata.
può andare a guardare e vedere i colori che sono rimasti. Quindi detto ciò, io vi auguro una buona giornata e noi ci vediamo in un altro tutorial.